Buonasera e benvenuti a questa serata che si inserisce nella rassegna Genova Voci. Sapete che è nata con l'arrivo della nostra direttrice e ci sta accompagnando per tutto questo ancora lungo periodo, dalla sede storica, siamo passati alla letture e ai incontri di poesia fatti nella terza sala, fatti nella piazzetta di fronte alla biblioteca, alla Barbi 3, e adesso siamo arrivati in sala da ballo. Abbiamo già fatto molti incontri, vi ricordate, nella hall, e quindi aveva tutto un aspetto diverso, una sonorità diversa anche, e adesso siamo in questa sala con questa atmosfera, direi, completamente diversa da quella che era la hall. Ricordiamoci comunque che qui ci sono sempre gli spazi e le rappresentazioni di quelli che erano una volta i transatlantici, quindi si parte per un viaggio e il logo di Genova Voci, vedete che comunque ha racchiuso in sé questa onda, cioè questa onda che prendiamo e ci allontaniamo, ci avviciniamo. Oggi è una giornata nella quale abbiamo accanto amici che ci hanno già tenuto in considerazione e rinfoltito questa rassegna, e sono Marcello Pizzione e Marco Berisso. L'uno introdurrà, il primo poeta introdurrà il lavoro del secondo poeta, e credo che si muoveranno poi in questo mare e in questa rassegna, cioè cercheranno poi di fare come fanno i poeti, dei confronti e delle loro deduzioni che noi saremo pronti ad ascoltare e a seguire in qualche modo, perché ci sarà appunto da prenderci per mano e farci iniziare questo ascolto. Quindi grazie di avermi qua e cominciamo da te, Marcello, o da Marco. Io qui sono in veste di prosseguita di Marcello Fixione, che è un mestiere sempre nobile in affari. Stasera appunto presentiamo la poesia di Marcello, poesia di Marcello Fixione, che essendo ormai diciamo dilatata cronologicamente in più di 30 anni, perché i primi testi pubblicati di raccolta di Marcello risalgono al 1981, quindi insomma siamo anzi quasi 35 gli anni in questione, però poi appunto nonostante questa lunga gittata cronologica si racchiudono in tre libretti molto esili, questi tre che ho qui tra le mani, e quindi appunto ampia nel tempo, rastremata nella quantità, dove questo elemento della rastremazione, della concisione, della sinteticità è in realtà un incidente del percorso, cioè non è che il Marcello scrive poco perché ha poco da dire, forse anche che non sarebbe umano visto le chiacchiere che ci circondano, ma scrive poco perché proprio una cifra di interpretazione, entriamo già un po' nel discorso di quello che lui ha fatto materialmente, la cifra di interpretazione della sua poesia è proprio quella della stilizzazione. La parola non l'ho inventata io per la poesia di Fixione, l'hai trovata, indicata Massimiliano Manganelli, una voce in un'introduzione che aveva fatto anni fa un'antologia in cui c'era una sezione dedicata a Fixione, in cui diceva appunto che la cifra principale della poesia di Fixione era più che lo stile, la ricerca dello stile, la ricerca della stilizzazione. Ricerca della stilizzazione da un lato proprio come estrema concisione nel materiale linguistico. Le sue poesie sono brevi, brevissime, anzi col tempo diventano sempre più brevi. Cioè, questa è una cosa che si percepisce già abbastanza bene nella prima raccolta di Otrie, ma nel confronto con le raccolte successive, dai primi testi che magari si dilatano nella misura del sonetto, delle poesie sono diversi, non rimati, ma sono abbastanza ampie, diciamo 14, 15, 16 versi, progressivamente si riducono.
a diventare di sotto la misura aurea di una poesia di frizione oggi è 3-4 versi e non di più. Quindi da un lato proprio, come detto, una concentrazione di materiale lessicale, stilizzazione da questo punto di vista, ma anche una stilizzazione nel senso di indicare elementi di tipo, adesso vi dico molto male, insomma, per capirci, di tipo iconografico, come punto centrale della sua poesia. Cioè quasi tutte le poesie di frizione sono poesie costruite intorno alla resa di un'immagine, di una figura, fino a diventare appunto un punto clou in questo senso, è una sezione, poi magari non so se Marcello ci leggerà qualcosa, della seconda raccolta Ologrammi, che si intitola proprio Galleria, in cui viene ripreso un tema già di Marino, l'idea della galleria, dei quadri descritti al lettore attraverso testi poetici, e quindi Frizione fa una sezione di descrizioni di quadri della contemporaneità, insomma, da Warhol a Lichtenstein a Kossuth a Merz, mi pare, anche se non ricordo, Merz non c'è, poi sono vari artisti contemporanei, quindi proprio come una sorta di cuneo. Quindi la poesia si fa talmente centrata intorno all'immagine che poi diventa descrizione di immagini vere e proprie. Siamo un po' d'accordo con Frizione nel fare così, nel leggere un po' di poesie man mano, dalla prima raccolta a quelle successive, non tutte, anche se appunto non sarebbe da aspettare tanto, ma più di quanto possiamo rimanere. La prima raccolta si intitola Diottrie, Diottrie esce nel 1991, se non ricordo male, sì, esatto, sì, 1991, e raccoglie appunto poesie, come dicevo, dall'81 fino all'89, credo, se non ricordo male, poco prima della strada. È divisa in una serie di sezioni, come spesso capita all'interno dei testi e delle raccolte di frizione, perché le sezioni sono importanti? Perché in qualche modo le sezioni, cioè la messa in serie di queste poesie, va in qualche modo a compensare, diciamo, la brevità e quindi anche la laconicità della singola poesia. Ci sono delle serie, non c'è mai una poesia isolata. Allora appunto ci sono i quadri della galleria, ci sono le poesie dedicate alla nata de Polipo Cordis, ci sono le posente, finora le uniche, di Sideurus Muncius, no? Quindi vari elementi che si mettono in sequenza. Quindi ci sono una serie di sezioni già in questa prima raccolta, dove colpisce che cosa? Il fatto che attinga in maniera molto forte a una serie di immagini, ma anche, diciamo, di elementi linguistici caratteristici della poesia barocca. Già prima, appunto, mi è capitato di citare Marino per la galleria. Bene, Marino e i marinisti sono una presenza fortissima nella prima raccolta, fino alla, in qualche modo, così dire, alla recupero del barocco, esplicito del barocco come categoria di interpretazione del mondo attraverso Garda, in un sonetto che si intitola Paesaggio filosofico con citazione gardesca e che si conclude appunto ripescando la citazione della postfazione, del colloquio, postfazione alla cognizione del dolore. Qui Garda appunto a un certo punto diceva: barocco non è Garda ma è il mondo. E Frizione in qualche modo ci dice: barocco non è il mondo, non è Garda, non è nemmeno Frizione, ma appunto il mondo è una realtà difficile da inquadrare nella sua dispersione di elementi e di disordine. E la letteratura cerca appunto di fare questo attraverso due cose, poi facciamo leggere Marcello i testi da questa prima raccolta a sua scelta, attraverso due elementi fondamentali. Uno, appunto, mi dicevo, un grosso ricorso al linguaggio letterario, perché se il mondo è difficile da descrivere, occorrono però strumenti linguistici che devono in qualche modo arginare questo caos.
che sono strumenti della tradizione letteraria. Quindi uno è un linguaggio estremamente colto, quindi non spontaneo per nulla. Due, un ricorso a forme metriche, più o meno della tradizione, alcune decisamente tradizionali, appunto dicevo il sonetto, altre non altrettanto tradizionali, ma riconoscibili come strutture chiuse, quindi un uso abbastanza forte della rima, molto fitto della rima, un uso di di misure metriche tradizionali, delle decasillabe, del settenario e così via. Io darei qui a questo punto però, così tanto sappiamo che cosa è tratta anche veramente, la parola a Marcello Frizione e sentire un po' le prime teste che ci piace quando forse un po'. Beh, allora a questo punto comincerei con la prima sezione di Diottrie, che è quella che raccoglie i testi più vecchi, sono della prima metà degli anni 80, e che sono quelli più lunghi, no? Che sono, tanto sono versi lunghi, non sono forme classiche della metrica italiana, ma sono versi lunghi, anche se poi andando a spontare di nuovo delle decasillabe, delle vabbè settenari, no? E sono poesie appunto abbastanza lunghe che nascono come riscritture di testi della lirica barocca. Alcune sono riscritture vere e proprie di testi esistenti della lirica barocca, altre sono riscritture di testi che non esistono, di testi inventati. E da questa sezione potrei leggervi questa, che si intitola Bella donna cui manca un dente. Fuggendo bella amor, cui il cor vedi tremava, fuggendo si egli avanti l'irata schiera di mille e mille ingiuriati amanti, se prima offesi e in ebbe di suarte, rabbrividendo dunque a tal caccia che già mi vide cara venator, ti piaccia, amore, che pur gelando appresti l'ale, se già poco d'amor di ciò s'appiaccia, e pur ti piaccia se già te l'esse in te diretto e a te s'attese, e quale ostello e torre e rocca l'alge gli stalli del tuo petto e scelse, e in quelli pur diresse il piede. Ora in tal meta teso ma respinto da quei soperti ghiacci in quei rigori, il vinto e battuto aspetto a risalire intende, e mosso per l'anellate vie che di tuo seno eccedono, l'altro raggiunse che al tuo baciar mi vieni bocca ad una minata che ho stracinto, quivi tra le bornite sande volto, di quel baluardo un degli incisivi ecco di svelle, novello dotto iatra, offrendo dunque un varco in tali ranghi da cui le snelle sue saette di cui giamai parto si trova, condurne possa, né l'acqua posa, né abbandonata al spanto, pure o ingrato lasso, per cui metà destino giunto in sorte, morir fornendo allori, vedi, a quel turcasso. E poi invece vi leggo magari un paio di poesie di un'altra sezione che si chiama Egni. Siamo di nuovo, siamo qui nella metà degli anni Ottanta. Queste poesie, questi pegni, sono tutte descrizioni di reliquie, quasi tutte realmente esistenti, nel senso che sono quasi tutte prese dal dizionario delle reliquie e delle immagini miracolose di Colin de Plancy, che era appunto uno scrittore francese dell'Ottocento che aveva cominciato appunto come mangiapreti e anticlericale, poi è finito come pechina. Nella sua fase appunto anticlericale aveva scritto questo dizionario delle reliquie e delle immagini miracolose, da cui venivano fuori cose divertentissime, tipo, non so, l'infinito numero di denti di Santa Polonia che esiste sparso nelle chiese della cristianità e così via. E queste poesie sono appunto quasi tutte, tranne l'introduzione e tranne forse una inventata, descrizioni di reliquie riprese dal dizionario.
questa è l'introduzione, poi a svestirsi fra labbri e rossa e accenderne la radio e un baciarsi ed ombre ed altri nessi. Se tu divergi assente in questi sparsi pegni, fuggendo ogni contatto, t'amerò in altri segni. Questa è ancora una, me l'ho dimenticato, che c'era un'altra quartina introduttiva. Ori zendali mostrano riposte fiale, midolli tesi alla lusinga, unghie, fusciacchi, cigli, sacre croste, biada superna che a pietà ne spinga. Questa è intitolata Denti di Santa Apollonia. Mantipora ragiona, se replicate sanne, vespro e compieta l'altra, onde vertute torna, tolte celate manne, da pietto odonto iatra, con richiami tematici anche al precedente. Fiala in cui si conserva un'esclamazione di San Giuseppe. Di tersi vasi spiri s'assottiglia, o replicando o tegui in traccia lene, onde raggiunto e preso l'imbottiglia, per cui tanto fonema o n'appartiene. Vero volto di nostro Signore Gesù Cristo, trasciolte garze a testa vera icona, manifestandosi Epifania di Sibaro. Exossimus, mia cara, in questi fuochi alterni adorna, ed erma e vertebre descrivano altri inferni. Questa era la chiusa. E poi a questo punto vi leggo anche il sonetto con la citazione gattesca, che appunto è intitolato Paesaggio filosofico con citazione gattesca. Non io, non proprio, né universo sono illusioni, luci, non fantasmi supposti in vita in soggettivi chiasmi, né reti o giuochi o lenze, ma un traverso disporsi obliquo all'ente se si plasmi di mille o mille voci o fogge o sperso per clivi incerti in forma di lacerto li riconduca a sussistenti spasmi. Quali bilance o lenti o quali dare astrar da questi ontologismi in sabba? Che referenti estrarre ed atteggiare per quali vie? Ma se il soggetto gabba, se in queste tesi vedi e quanto appare, barocco, cito, è il mondo, non mi gada. Adesso cominciamo anche a capire il fatto di quello che stavo dicendo prima io e non si vede adesso con i testi finalmente si capisce. Dopo questa prima raccolta, per appunto abbiamo visto, fra l'altro sono contento che sono abbia letto la parte dei pegni, perché fa capire come l'idea del barocco che c'è in questa raccolta non è soltanto quella, diciamo, della poesia barocca, ma anche proprio dello spettacolo, perché appunto sappiamo come la reliquia, il reliquiario, sia proprio uno degli elementi della teatralizzazione della fede tipica dell'età barocca. E dopo questa appunto prima raccolta passano tanti anni, direi 10 più o meno, se adesso cerchiamo di 2001, quindi 10 giusti. Nel 2001 esce un'altra raccolta intitolata Olografi. Sottolineo la prima diottria e la seconda Olografi. I titoli di queste raccolte rinviano a quell'idea di immagine che vi dicevo all'inizio, è centrale nella poesia di flessione, di visione di immagine di quadro. Olografi è una raccolta, anche questa divisa fondamentalmente in tre gruppi, con alcune sottosezioni, composita, perché una parte consistente di questa raccolta, la sezione, la seconda e terza sezione, Carat Cantus e Gava Gai, è formata da poesie di occasione, flessione con molti autori, ormai direi una caratteristica abbastanza diffusa, è ritornata essere una caratteristica diffusa della poesia in questo fine novecento, anni 0, 10, 20, quelli che saranno, scrive molti testi
occasioni, spesso legate a mostre di pittura o letture pubbliche o diciamo volumi collettivi. E questa appunto, queste due sezioni, Current Cantos e Gagabai, contengono molti di questi testi. Current Cantos è una riscrittura o meglio dire sintesi estrema di alcuni cantos di Ezra Pound, e appunto se uno pensa alla fondialità dei cantos poundiani, la poesia di ficzione li richiude nel giro di 3-4 versi, magari due volte due poesie sul medesimo canto, spesso la quantità rimane più o meno quella, non si arriva oltre agli 8 versi rispetto a un testo di Paolo, ricostituendo però questi testi, rimontandoli, smontandoli, quindi mettendo insieme, diciamo, dal lato solo abstrazzi, nel senso appunto come riassunti, perché il sottotitolo è appunto abstract per lo scantarsi, dall'altra solo delle specie di spremute dei canto, per così dire. E la sezione appunto Gagabai ancora di più è formata da testi. Per una mostra di tanzi, quindi anche in quel caso lì legati a quello. E appunto dicevo, la parte Gagabai contiene vari testi d'occasione, tenendo conto però che un testo d'occasione non significa che sia un testo secondario. Ci sono ad esempio in questa sezione conclusiva di ologrammi tre piccole poesie intitolate Cosmogrammi tascabili da Raymond Queneau, quindi di nuovo riscritture di un testo, in questo caso il testo della piccola portati di Queneau, dove però appunto queste riscritture ci sono, c'è una delle tante dichiarazioni di poetica che ogni tanto si trovano nelle raccolte di ficzione, appunto abbiamo sentito una prima in Diotria, e qui ce n'è un'altra abbastanza rilevante, nella terza, se non ricordo male, sì, di queste però viene integrata e riadattata al panorama culturale italiano. La prima sezione, invece, quella più ampia, ologrammi, divisa in una serie di sottosezioni, prosegue in quella chiave di riscritture seriali che abbiamo già visto, soprattutto in Penny, e riducendo però in parte la ripresa del linguaggio barocco, che c'è sempre, c'è anche dal punto di vista delle immagini del repertorio. Una delle sezioni, la più famosa, per così dire, forse anche famigerata, perché la leggeva sempre, non se ne poteva più all'epoca, era la sezione delle ninfe, quindi queste poesie dedicate a ritratti femminili, che riprendevano però appunto in buona parte la poesia amorosa, mariniana, marinista, riadattando però la modernità. Però dicevo, un tratto che viene forte in maniera sempre più accentuata, in queste poesie, è da un lato la diminuzione per certi aspetti dell'elemento letterario linguistico, ma dall'altro la deflagrazione molto più frequente di questi elementi linguistici letterari con elementi di tipo linguistico, di tipo scientifico, che sono sempre più presenti e che contaminano anche situazioni diciamo di riscrittura che non hanno più a che fare con la letteratura alta, ma magari con generi secondari. Una delle sezioni di questo libro si intitola Movie ed è una specie di pseudo riassunto, pseudo esposizione di un film noir, fittizio, per cui appunto la trama come di un film noir viene riprodotta, rielaborata e riscritta in termini poetici. In questa raccolta, poi appunto ne sentiamo magari più di pezzi, diventa dominante quella struttura che dicevo brevissima. Quindi sono poesie di solito formate da una o due terzine, sono rarissimi ormai i testi lunghi, cioè i sonetti, se si trovano, si trovano nella sezione finale, quindi sono legati anche a circostanze. Diventa appunto circa la misura breve, addirittura il verso breve, perché dall'unica sillaba molto spesso si passa proprio al settenario a misure ancora più sintetiche. Quindi ne faremo.
queste poesie, che sono appunto descrizioni brevissime di quadri contemporanei. Ad esempio, Superficie numero 305 di Giuseppe Capogrossi. Schema di superfici, initerati nessi, esplica emblemi di pseudolipidi. Concetto spaziale a tese di Lucio Fontana. Ordendo tesi lembi, di vele rese a smatto, divise là che offendono gli strati che ritaglia. Ancora, concetto spaziale a tese di Lucio Fontana. Gli stesi lembi offende, di là che rese a smalto, se provvedutemente a strappi ne ritaglia. Brillo Boxis di Andy Warhol. Mi mando brillo incenta ai sazi fondaci, multiple piche o in rasi dietro a muro. Adesso